Guglielmo Pellegrino, presidente del Real Agro Aversa, bellissima iniziativa della tifoseria. Lei ha ricevuto anche una targa per l'impegno profuso dal borgo appunto di Aversa. La tifoseria si stringe intorno a lei per un brindisi, ma anche per l'incredibile prima parte di stagione. Certo, questi sono i momenti più belli, no? Quando viene riconosciuto, diciamo, tutto l'impegno che noi stiamo mettendo per questa avventura calcistica. Io questo è un quartiere che ritengo sia il quartiere principale di Aversa, perché qua siamo nel vero cuore di Aversa e dove ci stanno i veri tifosi di Aversa e della squadra di calcio. Io prima ho avuto un pensiero per un amico mio che 40 anni fa diciamo è scomparso, Alfonso Lisbona, che è il fratello del nostro diciamo amico Luciano Lisbona, che è stato il capitano della squadra di Aversa negli anni passati. E quindi qua che io diciamo sono stato un poco preso dalla passione per il calcio in questo quartiere qua, e quindi io oggi è il momento per me, diciamo, emozionante venire qua e essere, diciamo, premiato per questo impegno che sto mettendo. Però noi sappiamo pure che non è finita qua, che non è che abbiamo già fatto quello che dovevamo fare, quindi ci vuole ancora 3-4 mesi di impegno e noi sicuramente ce la metteremo tutta. Un posto significativo, sono state spese delle bellissime parole, l'augurio per il 2020 quindi? E l'augurio per il 2020 che noi potremmo continuare su questa scia qua, quindi porteremo Aversa, sicuramente cercheremo di portare Aversa nelle categorie più che le compete, e quindi faremo di tutto anche nel prosieguo di continuare sempre su questa scia qua, perché poi noi il nostro progetto prevede diciamo almeno un programma di 3-4 anni, e quindi noi cercheremo sempre di portare avanti sempre Aversa sempre più su.